Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Arrivano momenti nella vita di un allenatore, nella vita di un calciatore, in cui bisogna dare il 200%. Perché adesso ci si gioca tantissimo. La Champions League è la competizione che tutti vogliono giocare, che tutti vogliono vincere. Ma per farlo bisogna passare il Borussia Dortmund. Per farlo bisogna mandare a casa i tedeschi. E sappiamo che non sarà facile. Ma il Sassuolo ha un grande cuore, un grande mister e dei grandissimi giocatori. E quindi possiamo credere nell'impresa. Ma ovviamente prima di andare avanti dobbiamo andare a salutare l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali dei Brailless. Iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like è di Armando Iodice. Quindi ciao Armando, grazie per aver messo mi piace alla mia foto e preparati ad assistere ad una sfida fantastica, mirabolante. Legend waiting for it, Dari. Il triplete ormai è sfumato e si vede perché i nostri calciatori sono sempre più stanchi, ma si sa, per competere su più livelli, su più competizioni, bisogna avere una rosa veramente molto lunga e noi ce l'abbiamo, ma questo non è abbastanza, quindi giochiamo con un tridente pesantissimo, Rashford, Belotti e Niang. Mamma mia, che brutta difesa. Una squadra veramente inventata, però questo è, abbiamo questi giocatori, gli altri sono tutti morti e dobbiamo accontentarci. Champions Cup, quarti di finale, vogliamo assolutamente arrivare alla finalissima. Per provare a vincere l'allenatore Luca Toselli mi fa troppo ridere. Oh, vista così non è neanche malissimo, è un po' senza senso, ma la formazione c'è, i giocatori sono buoni. La prima si gioca in casa, l'importante sarà non prendere gol e magari segnarne anche uno, ma i tedeschi, come abbiamo già detto, sono ostici, veramente difficile batterli. Dispiace non far giocare Berardi, ma è abbastanza stanco perché il Borussia lo voleva darci Reus al suo posto. Attenzione, ancora Belotti, all'indietro per De Sciglio, Niang verticalizza, ma è in fuorigioco Mandragora. Niang, attenzione, dentro per Belotti, in contropiede in ripartenza, sul filo del fuorigioco, ancora il Gallo, contro tutta la difesa tedesca che nel mentre è tornata, la mette per il capitano Magnanelli, esce di un soffio, sarebbe stato un gol da impresa storica in Champions, la mette per il capitano che sbaglia, di nulla è uscita, di nulla, ha soffiato il portiere. La mette Nuri Sahin, la riusciamo a buttare fuori noi e poi neanche poteva ripartire, ma si fa male. Mentre cade si fa male. Anche Dembélé è stato uno che è stato veramente vicino a vestire la nostra maglia. Poi ho deciso di non prenderlo per dare spazio ad altri giocatori in altri ruoli, ma adesso sarebbe stato veramente molto utile. Zappacosta, ancora, dentro per Rashford, la palla che non arriva e neanche la seconda volta, sbagliamo due volte il passaggio con Zappacosta. Bernardeschi ormai lo sto trasformando in un centrocampista a tutti gli effetti, ma mi serve lì. Sono sempre stanchi i nostri centrocampisti. Aia, 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 aia! Donnarumma, cosa ha preso? Ha tirato fortissimo! La palla girava! Forse usciva! Ah no, l'ha presa la traversa! Non l'ha presa Gigio! Rashford la butta dentro per Niang. Attenzione, perché non riusciamo mai in Champions, veramente, la coprono sempre da Dio questa giocata. In campionato riusciamo ad andare in porta, riusciamo ad andare dentro. In Champions i difensori sono sempre più attenti. Mandragora vede il taglio di Belotti e lo serve con una palla con i giri contati. Lo sappiamo che Mandragora ha un piede educato in questo modo. Ancora Belotti che si vuole appoggiare, prende quasi il fallo, ma non ci fischiano niente con Belotti. Magnanelli allarga e poi dentro da Rashford. Attenzione Rashford, vuol far salire i compagni e poi glielo ridiamo. E calcio di rigore, e calcio di rigore se lo siamo procurati. E adesso possiamo far battere il nostro Gallo Belotti, il nostro capocannoniere, il nostro uomo dei sogni. Ma bellissima azione, siamo andati dentro. Bernardeschi stava dando a Rashford, faceva gol Rashford, e invece facciamo fare gol a Belotti, speriamo, incrociamo le dita. Il Gallo prende il pallone sotto la sua curva e prova ad andare contro Murchi. Belotti in centrale e c'è il gol del Gallo in Champions League contro il Borussia Dortmund, 1-0 in casa, e il sogno si può concretizzare. Il Sassuolo può compiere l'impresa, il Sassuolo può fare la storia, possiamo scriverla. Belotti freddissimo dal dischetto in mezzo, perché tanto il portiere si butta, dice tanto in Champions League vuoi che me la tiri bassa centrale, sì sì, e facciamo gol 1-0 il Gallo Belotti Andrea, sempre lui.
Niang dentro per Rashford e questa volta ci siamo riusciti ad andare via con Rashford. Attenzione perché arriva Belotti velocissimo. Ancora Rashford, vuole rientrare Rashford, il tiro di Rashford. La palla che era ancora lì non riuscivo a darla a Belotti, si erano chiusi. Spazziamola via, più lontano possibile, che tanto la viene a prendere il Gallo. E poi si appoggia così a Mandragora. E Mandragora va da Rashford, che non riesce a prenderla. E due volte non riusciamo a prendere neanche con Magnanelli. La palla messa dentro, ma De Sciglio copre da Dio. E poi la gioca anche con Donnarumma. E poi va a prendere 1-2 e gli arriva Mattiello. E usciamo così, palla al piede. Siamo stanchi morti, ma mancano 10 minuti, non facciamo neanche i cambi perché i ragazzi sono qua, ma sono stanchi anche loro perché guardate che palle che sbagliano. Rimaniamo concentrati e magari proviamo d'imbucata il 2-0, come in questo caso con Belotti, che si gira in qualche modo, è stato velocissimo proprio a girarsi. Dobbiamo prendergli le caviglie, dobbiamo resistere, non possiamo prendere gol in casa, non dobbiamo prendere gol in casa. Donnarumma si tuffa così, la palla che è ancora lì, attenzione, non è finita, Donnarumma, ancora lui! Sono confuso, non riesco più a parlare, non riesco più a dire frasi connesse al mio cervello. Donnarumma ancora con i pugni, la palla che è ancora lì, rimessa per loro. Metto giù il joystick, lo metto giù, alzo le mani, mi arrendo e finisce qua. 1-0, che sofferenza. Andiamo a vedere il calendario per capire anche come arrivare carichi alla sfida col Borussia. Quindi adesso c'è il Bologna e poi abbiamo qualche giorno di riposo e c'è ancora il Borussia. Quindi farei quasi turnover con il Bologna adesso. È veramente una formazione ignorante e non avrei mai proposto nella mia vita, ma dobbiamo tenerci benissimo per la partita di Champions. Quindi Papu Gomez falso 9. Crazy. Attenzione, mette un cross ma non c'è nessuno in mezzo. Eccolo qua. Possiamo recuperarla. Chi è il 17? Duncan, gliel'abbiamo dato noi. Certo che, non lo so, o diventano tutti dei fenomeni quando giocano contro di noi, perché veramente non riesco a prendergliela ultimamente. Sono diventato scarsissimo. Piazza, all'indietro, per Mastitelli. Nostro metronomo di centrocampo che praticamente gioca la nostra prima partita da quando ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo da sempre. Ancora il Papu, dentro per Calabria. Una palla lunghissima, ma Calabria la può tenere, sì, nei suoi sogni. Cosa fai Calabria lì? Non sei la nostra punta, non sei il nostro attaccante, dove vai? Dobbiamo fare affidamento davvero su Piazza in questa partita perché è l'unico che ce la può risolvere per come la sto vedendo. Dentro così, per il Papu, canzone Mattiello, che gol fa! E che gol fa! Il mio fedelissimo ha iniziato a segnare sempre, anche contro il Bologna. Che cannonata fuori area! Chico Mattiello, mi ho appena detto che Piazza poteva essere l'unico pronto a risolverla. E Mattiello mi fa stare zitto, mi dice taci Luca, non sai quello che dici. Io ti faccio un gol del genere, da fenomeno. Ma chi è Alessandro? Juventus, vendilo pure. 70 milioni al Chelsea, daglielo. Guarda chi è in rosa. Federico Mattiello sembrava Roberto Carlos. La stoppa è quasi di punta. Mamma mia, di noia. Sai quando la prendi quella lì? Dopodomani, forse. Mattiello Piazza, veramente abbiamo la fascia sinistra che è fortissima e la destra che un pochino lascia desiderare. La mettiamo dentro, per Ragusa. E va dietro, da Gagliardini. Dentro, per Marco Piazza, che può puntare, può accentrarsi, perché all'indietro così, beh, siamo riusciti a mantenerla, il Papu, ok, allora dalla loro che ripartono, Papu, va bene, Antonino Ragusa, che la vuole mettere per il Papu, che è alto 1,03 m, Piazza, dentro così per Antonino Ragusa, che si può girare e può scatenare il disastro, ancora Ragusa, la palla che è lì, va bene, rimessa, meno male che Mattiello ha fatto gol e la sto prendendo molto con filosofia, perché stiamo facendo una partitaccia orrenda, guardate, non riusciamo neanche a fare i passaggi, cioè, ma guardate, non si possono sbagliare i passaggi, ma anche loro, ma è la partita più brutta del secolo probabilmente. Abbiamo fatto un passaggio fatto bene con il Papu e anche un passaggio di ritorno fatto bene con il Papu. E ancora il Papu, che può tirare e si rompe una gamba mentre lo fa. Ci appoggiamo così e poi cambiamola tutta per Ragusa, che può correre, può farci vedere che abbiamo sbagliato a tenerlo in tribuna a marcire per tutto l'anno, per tutto il tempo. Ancora Ragusa, dentro così, per il Papu, la stoppa, il tiro a giro del Papu che ovviamente può fare gol. No. Con la testa, ancora a cercare Gomez, che con il petto la mette giù, e poi riesce a servire il compagno, e poi andiamo dentro, e poi ancora Gagliardini, vede il taglio del Papu, lo serve, il Papu la sbaglia, clamorosamente sempre, e non c'è il Papu che non la viene a prendere, non dà un aiuto alla squadra, ma Gagliardini ci mette il gambone, e poi la riperdiamo, e poi la riguadagniamo, ancora Gagliardini, dentro così, per il Papu Gomez, che può andare, ma non riesce neanche a tenerla. Ma tecnicamente dovresti farlo, se sei fortissimo, finisci qua 1-0, ma che schifo! A parte il gol di Mattiello, è stata una partita terrificante, orripilante, cioè i brividi alla pelle d'oca. E siamo arrivati
al ritorno con il Borussia, ma come al solito non in questa partita e finalmente con la squadra titolare. Ancora una volta passate qui sotto in descrizione tutti i link ai social network, tutti i link ai canali dei Brailless, tutti i link a quello che volete, fate quello che volete, l'importante è non vedere mai più una partita brutta come Sassuolo-Bologna, mai più.